La giunta regionale, su proposta dell'assessore Pietro Quaresimale, ha deliberato lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ASP 1 di Teramo e contestualmente ha nominato Roberto Canzio commissario straordinario dell'organismo per la durata di 6 mesi, allo scopo di sanare le gravi irregolarità contabili e amministrative riscontrate nella gestione economica e finanziaria dell'azienda e procedere alla temporanea gestione dell'ente. Sì, ieri abbiamo fatto la delibera di giunta dopo la nota dell'ufficio che, vista la situazione debitoria che ammonta a circa 9 milioni, aveva appunto relazionato dicendo che bisognava commissariare. La giunta, su mia proposta, ha deliberato di commissariare l'ASP di Teramo, nominando come commissario Roberto Canzo. Quindi adesso ha una durata di 6 mesi in cui bisogna fare in modo che questi conti vanno a posto, perché come dicevo ci sono 9 milioni, ma il problema principale è che non sono state mai adeguate le tariffe dal 2002, quindi è un ente che, nonostante noi come regione ogni tanto diamo un finanziamento, abbiamo dato a inizio 2021 un milione, daremo inizio 2022 altri 2 milioni, però capite che le tariffe non sono adeguate e quindi mensilmente questo ente accumula debiti, quindi è necessario fare un piano industriale. Adesso il commissario dovrà fare un duro lavoro per cercare di garantire i servizi alla persona e lo stipendio ai lavoratori, anche se per questa mensilità non ci sono problemi. Avete anche incontrato i sindacati un po' per cercare insieme di lavorare per salvaguardare gli interessi dei lavoratori? Sì, i sindacati sono molto preoccupati, tra l'altro anche loro avevano sollecitato un commissariamento e la nomina di un commissario con poteri straordinari, perché ogni mese c'è il rischio di non ottemperare agli oneri salariali, quindi giustamente anche loro avevano delle preoccupazioni. Io ritengo che adesso si possa fare un lavoro importante per salvare questo ente e, come dicevo prima, i servizi alla persona e gli stipendi dei lavoratori.